È stata anche quest'anno la sede della provincia di Lodi ad ospitare la tradizionale festa della Polizia di Stato. Nel cortile interno di Palazzo San Cristoforo hanno trovato posto i mezzi in dotazione agli agenti, mentre nella sala dei comuni, alla presenza delle autorità e degli ospiti invitati per l'occasione, si è svolta la cerimonia ufficiale. Ad aprirla è stata la lettura dei messaggi inviati dai Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dal Ministro agli Interni, Matteo Salvini, dal Capo della Polizia, Franco Gabrielli, mentre sullo schermo allestito in sala scorrevano le immagini dei servizi assicurati dagli agenti. Ricordati per l'occasione gli anniversari che ricorrono quest'anno, oltre al 167° di fondazione, il 100° dell'Aquila alata, simbolo della polizia, ed il 60° di presenza delle donne nel corpo. Poi l'intervento del questore Giovanni Di Teodoro, che ha illustrato i risultati ottenuti a Lodi ed in provincia dalla polizia per rafforzare il senso di sicurezza dei cittadini. Si va dagli interventi contro il fenomeno dei furti e dei raggiri, soprattutto nei confronti degli anziani, alla lotta pressoché quotidiana contro il traffico e lo spaccio di droga. Significativa l'attività svolta dalla Polizia Stradale, in particolare sul versante della prevenzione degli incidenti sulla rete viabilistica locale. Anche la Polizia Ferroviaria ha dato il suo contributo con interventi coordinati a livello regionale e nazionale. Per tutti, importante l'apporto della polizia scientifica, soprattutto nelle indagini più articolate. La cerimonia si è conclusa infine con la consegna dei riconoscimenti agli agenti che si sono distinti nella loro attività. All'assistente Orozzo Brogna. Motivazione. Evidenziando notevole spirito di iniziativa e determinazione operativa, libero dal servizio, traeva in arresto un soggetto responsabile di spaccio di sostanze stupefacenti e permetteva di sequestrare grammi 17 di cocaina e grammi 40 di MDMA, nonché la somma di euro 5.290. Massalengo, 12 giugno 2015. Consegna il premio il signor prefetto. Lode all'ispettore capo Francesco Giovoni, al sovrintendente capo Gianmarco Ghezzi, al sovrintendente Maurizio Dallarda, all'assistente capo coordinatore Dario Cattaneo. Motivazione. Dando prova di determinazione operativa, coordinava, ovvero partecipava ad un'azione di operazione di polizia giudiziaria che si concludeva con l'arresto di un individuo resosi responsabile dei delitti di minaccia, lesioni, rapina ed estorsione. Guardamiglio, 23 novembre 2016. Consegna il premio il signor Questore. Sono stati concessi anche 19 premi in denaro per la Questura e la Polizia Stradale di Lodi. La cerimonia termine, i signori ospiti sono invitati per un vin d'onore presso il chiostro sito al piano terra. Grazie, buona giornata a tutti.